Buongiorno, iniziamo il test driver di questa classe A 170 con 141.000 km. A 170 benzina, motore molto robusto, di solito le vetture sono sempre molto silenziose, motore molto equilibrato e robusto. E ha la distribuzione a catena, quindi molto duratura, come manutenzione abbastanza nella norma, una macchina ben riuscita. Confermo che è molto silenziosa, maneggevolissima, in confronto al diesel è molto più maneggevole. Vediamo gli avvallamenti. Benissimo. Frenano molto bene gli ammortizzatori, tornano subito in linea, molto sicuri. Anche i freni vanno molto bene. Non fa rumori sotto sforzo e non slitta. Adesso proviamo tutte le marce. Siamo in seconda, terza, quarta. Allora, ventilazione, siamo a 1, 2, 3, 4 e 5, funzionano tutte, aria condizionata, esterna addirittura 60 gradi, che oggi c'è molto sole, vediamo, aria condizionata, 9 gradi, funziona benissimo. Regolazione funziona bene, gli spostamenti, bene, funziona tutto giusto, ricircolo, sbrinatore posteriore, poi vedi. Anteriori sono tutte e due, solo anteriori sono elettrici, dietro sono manuali, regolazione specchietti, funziona bene tutte le direzioni, il sinistro, il destro, anche chiusura, la centralizzata va bene, questi di solito hanno difetti alle serrature ma chiudono bene tutto, non fanno nessun rumore. Comandi al volante. Allora, comandi al volante della radio ovviamente credo che non funzionano perché è stato montato uno stereo non originale. Qua questo stereo. Come mai
immaginavo non funzionano i comandi al volante, perché questi funzionano solo se si ha lo stereo di serie. Quindi funzionano solo giustamente quelli del computer di bordo, dove ci dice nessun guasto, chilometraggio, ci sono le varie pagine dove si può impostare le ISO centralizzate, le luci di notte, si possono impostare moltissime cose, in cui si possono vedere anche tutti i consumi. Il telefono la stessa cosa, funziona solo, quindi questa parte destra non è collegata perché non c'è lo stereo originale, e di conseguenza anche il telefono solo se si ha lo stereo quello grande funziona, perché se no il classico stereo che monta di serie comunque il Bluetooth non funziona, non è funzionante. Tutte le classi hanno lo stesso volante, ma queste sono opzioni in base agli accessori. Luci. Ok. Funziona tutto? Benissimo. L'interno ha solo un piccolo buchino riparato qui. Sedile, la seduta sana. Tutto bene in ordine. Volante è solo leggermente consumato, ma veramente poco. Anche il cielo pulito. Esternamente la macchina è tutta bene in linea, le classi A come hanno un piccolo urto, esce fuori linea praticamente i fari, il cofano, immediatamente, perché è strutturata in maniera tale un po' più complessa. La fiancata è buona, ha solo un piccolo avvallamento. Piccolo danno da parcheggio, anche qui è leggermente toccata sempre da parcheggio. Le gomme, vediamo, sembrano molto buone, vediamo la misura, infatti 6 e 7, calcolando che il massimo la 9 e 10, anteriore destro 6, posteriore destro. Ribadisco che la vettura non ha avuto urti, tutti gli attacchi originali, si vede non è mai stata toccata, con la pulmoneria e gli attacchi. Di solito al primo colpo si rompono gli attacchi dei fari della classe A. Motore molto silenzioso, equilibrato. Bene, anche se è un allestimento classic, in più sono stati montati dei cerchi in lega che in dotazione non ci sono. Confermo l'ottimo stato della vettura e il chilometraggio.